Gesù è il pane che vive. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici, buona domenica. Accogliamo il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, dal 41 al 51. In quel tempo i giudei si misero a mormorare contro Gesù, perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: sono disceso dal cielo?» Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Amen». Carissimi amici, quanto è bello il Vangelo di oggi. Siamo alla terza domenica nell'anno B in cui stiamo ascoltando il capitolo sesto di Giovanni. Abbiamo detto che è una parentesi nel Vangelo secondo Marco, dedicato specifico di questo anno B, una parentesi bellissima che ci fa avvicinare a Gesù come il pane disceso dal cielo. Vediamo come oggi Gesù continui questo discorso. Dice: voi giudei, avete ricevuto la manna dal cielo. Voi giudei, quando eravate nel deserto, attraverso Mosè avete ricevuto un pane che però vi ha fatto sopravvivere per un certo tempo e poi siete morti. Ma dice: io sono il pane della vita. Mi piace moltissimo l'espressione al versetto 51 in greco: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Dice: ego eimi o artos o zon. Io sono il pane, quello vivente, quello che vive. Mi piace perché la traduzione in italiano di pane vivo è qualcosa di statico, non è dinamico, anche se si presuppone che chi vive abbia una sua dinamicità. Ma se noi diciamo ciò che Gesù stesso ha detto e lo ripetiamo: Gesù, tu sei il pane, quello vivente, quello vivo, quello che vive. È un participio presente attivo, vivere. Il pane che ancora oggi sta vivendo. Capite che Gesù, in questo capitolo sesto di Giovanni, sta riproponendo a ciascuno di noi che il Verbo si è fatto carne. Il Verbo è in mezzo a noi, è vivo. Ricordiamoci l'annuncio, come Gesù ha iniziato il proprio ministero: convertitevi perché il regno dei cieli è qui in mezzo a voi. Lui è il pane vivente, il pane che vive, che continua a vivere, ma addirittura che vivrà per sempre. Immaginate di andare in un supermercato, in un panificio, e dite: mi dia un chilo di pane vivente. Chiaramente vi prenderanno in giro, vi derideranno, perché state chiedendo una forma troppo particolare di un pane, ma è quello che Gesù ci ha promesso.
qui sulla terra non troviamo pane vivo. Ma noi sulla terra, come il popolo di Israele, durante il percorso nel deserto, ha sperimentato la manna, un pane che ti cibava per quel giorno, ma il giorno dopo avevi ancora fame, fino alla morte. Gesù invece è il pane che continua a vivere, che continua a nutrire. Chi si nutre di Gesù, Gesù lo ha detto, avrà la vita in eterno, non morirà mai. Chi crede ha la vita eterna. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Noi sappiamo che Gesù viene a noi con la sua vita, con la sua vivacità, con il suo dinamismo, attraverso la sua stessa parola, attraverso l'Eucarestia, attraverso lo Spirito Santo che vivifica la sua presenza, attraverso la comunità cristiana che si riunisce nel suo nome. Gesù si manifesta, il pane vivo, il pane vivente. Allora oggi invochiamo il dono dello Spirito Santo affinché anche le nostre comunità di preghiera, le nostre parrocchie, la nostra Chiesa sia viva. Non solo viva, vivente, piena di gioia, piena di ardore per il Vangelo, ardore per testimoniare che Gesù è vivo e interviene nelle nostre vite, pieno di passione per le promesse di Dio che ancora oggi continuano a realizzarsi. Spirito Santo, vieni, intervieni nelle nostre comunità. Spirito Santo, porta novità del Vangelo in ciascuno di noi. Spirito Santo, donami di fare una nuova esperienza di Gesù, parola che vive, di Gesù, pane vivente. Spirito Santo, ho bisogno di un rinnovamento spirituale nella mia vita. Vieni a vivacizzare la mia preghiera, la mia testimonianza, la mia evangelizzazione, perché anche io possa essere segno di questo pane che continua a vivere per sempre e che può saziare solo Lui ogni cuore di ogni persona. A te sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, ricevete lo slogan di oggi: Gesù è il pane che vive. Proclamiamolo, annunciamolo, cantiamolo: Lui vive. Gesù vive ed è in mezzo a noi. Amen. Quanto è bello respirare l'aria della storia della salvezza ogni giorno nel Vangelo. Noi vogliamo proporvi in questo mese di agosto due serate, proprio dal titolo La storia della salvezza nella Bibbia, dove iniziamo a percorrere le tappe dalle origini della Bibbia fino alla conquista, quindi con l'Esodo. Vedere come Dio è intervenuto nella storia e sempre ha dato un aiuto e portato la salvezza. Iscrivetevi sul nostro sito web. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao. Se questo servizio di evangelizzazione ti sta aiutando, abbiamo bisogno di te. Sostienici affinché questa opera di evangelizzazione vada avanti. Scrivi qui sotto nei commenti, sostienici, e ti invieremo il link.